Incontriamo oggi Alessandro Taglioni per il suo libro La materia, Dio, l'arte, edito da Spirali nel 2009, se non erro. Sì. Ecco la copertina. Sì, ce l'ho anch'io, guarda. Facciamo vedere. Bene. Ok. Allora, leggo appena per introduzione la quarta di copertina. In questo libro vengono riportate note di lettura in merito al testo dell'arte, con esempi del Rinascimento e della modernità in Italia, in Grecia, in Francia e negli Stati Uniti. Una traversata del dizionario e del glossario della lingua dell'arte, dei suoi strumenti e dei suoi mezzi, che affronta i testi di Massimo Bontempelli, Benedetto Croce, John Dewey, Ferdinand de Saussure, Georges Didier Huberman, Mircea Eliade, René Girard, Hegel, Giovanni Papini, Sant'Agostino, Sant'Ambrogio, Armando Verdiglione e altri. Si tratta anche dei luoghi comuni, delle dottrine, delle ideologie e delle profezie che ciascuno degli autori, filosofo, linguista, logico, teologo, annota con effetti nei decenni e nei secoli successivi quanto all'avvenire dell'arte e della cultura. Io ho avuto la fortuna di leggere due volte questo libro e lo leggerò ancora. È un libro denso, è una traversata della lingua dell'arte che non ho trovato in nessun altro autore. Non parlo di critici d'arte come Barilli o Bonito Oliva, che si situano su un altro piano, ma piuttosto diciamo di ricercatori come Hans Belting o come Didier Huberman o filosofi come Jacques Rancière. Cominciamo da una frase che è nel primo capitolo ed è questa: tutto è cominciato con Marcel Duchamp. Ci puoi dire qualcosa attorno a questo avvio così deciso rispetto a quella che pare una contribuzione della contemporaneità del moderno? Marcel Duchamp è citato per come esempio di pretesto, forse più che esempio di arte di avanguardia, no? La cosiddetta arte di avanguardia, che è una, diciamo, soprattutto una prerogativa dell'arte di un certo Novecento, di un certo periodo del Novecento, e che trae il suo nome da che cosa? Da un modello militare, anzitutto. Cioè, questa avanguardia si è dimostrata poi per varie ragioni una produzione di tipo militare, da cui anche il nome avanguardia. Duchamp, adesso poi si possono dire moltissime cose intorno alla sua opera, comunque nel libro ne parlo insieme con altri esempi, come dire, i tipi di esempi che ho messo nel libro si potrebbero quasi, diciamo così, suddividere in due categorie. Ci sono le profezie negative da una parte, sì, e dall'altra l'esempio, la scuola e il maestro, no? Ecco, forse sono questi due, se volessimo in qualche maniera essere manichei, diciamo, ecco così, per dire. E il caso di Duchamp, di Warhol, di pochi altri che ho citato, fanno parte delle profezie negative. Cioè, quali sono queste profezie negative? Le ho un po' alcune citate, rintracciate, in una parte, diciamo, della filosofia, soprattutto relativa a Hegel e a Croce. Perché profezie? Perché alcuni pensatori, come appunto loro e altri, in qualche modo hanno annunciato una profezia negativa.
Perché? Perché sono, si sono trovati a enunciare alcune cose che sono avvenute, tra virgolette, che si sono poi presentate all'incirca 100 anni dopo essere state formulate. Sì, fai riferimento, cioè, per esempio, alla fine dell'arte in Hegel, tra le varie profezie. Sì, sì, perché Hegel aveva proprio, soprattutto penso nelle lezioni a voce, diciamo, non negli scritti veri e propri, ma nei testi di estetica che suppongo da prendere anche con le pinze, perché sono stati, da quello che ho capito, sono stati trascritti dagli allievi, no? Sì. Enunciava proprio questa idea assolutamente nuova per l'epoca, per cui l'arte era soprattutto qualcosa che doveva sorgere da un viaggio interiore, no? Questo viaggio interiore, bisognava entrare dentro se stessi, e quindi alla fine l'artista era qualcosa che faceva, era il traghettatore di qualcosa che doveva essere preso all'interno di sé e portato al di fuori di sé, no? Era un viaggio, però tra virgolette, era un viaggio tra virgolette, tutto spirituale, tutto interno, e questa cosa si è rivelato un pensiero forte, sempre tra virgolette, perché 100 anni dopo questo viaggio interiore è diventato il cavallo di battaglia dell'arte non moderna, dell'arte che poi è stata chiamata contemporanea, che è stata chiamata con vari nomi, e questi nomi io li metto un po' in una carrellata perché sono lo stesso nome, cioè l'arte concettuale è lo stesso nome dell'arte di avanguardia, è lo stesso nome del naif, della pop art e di altre forme tipo il postmoderno, l'arte povera, performance, cioè, e le installazioni, esatto. Per concludere, cioè che sono concluso, la performance è quella che in seguito alle profezie negative cerco un po' di elaborare maggiormente. Tutte le arti performative sono quelle che hanno scalzato in qualche maniera la tecnica e la macchina e la tecnica, sia la cultura sia l'arte, perché la performance è come si può ben immaginare, è ciò che ha raso al suolo tutte le produzioni artigianali, o che tentano, insomma, che hanno tentato e che tentano di fare piazza pulita non solo della tecnica ma anche della macchina, vale a dire della cultura e della scrittura e del testo che c'è sia prima, sia durante, sia dopo l'opera artistica, no? E questa è la questione, che si tenta con la performance di cancellare la scrittura, e quella è la cosa più angosciante e terribile, che si tende a non riconoscere che anche nell'arte, come in altre, in altre produzioni, il testo dell'arte, il testo essenziale, cioè noi abbiamo, per dir così, ha potuto vivere, no? Fino al 1400, al 1500, di un'arte che aveva una solidità testuale dietro la produzione di arte italiana fino al Rinascimento, che era colossale, enorme, no? Sì. Assolutamente essenziale per l'arte stessa e per la produzione artistica, non solo artistica. E adesso non esiste più apparentemente, cioè tutta la parte del testo che sta a monte della produzione artigianale si sta perdendo. Se non c'è più scrittura, se non c'è più lettura, è chiaro che la performance prevale. Sì, c'è un capitolo dal titolo La nascita, la festa dell'origine e la nascita del supertecnico. Sì, se puoi precisare questa questione del super tecnico, che per me è la metafora dell'artista che si manca, dell'artista come homo duplex, dell'artista che fa come se fosse quell'artista che sarebbe se lo fosse,
cioè, rispetto anche a un'altra definizione che dai di alcuni artisti come l'artista cerimoniere. Si puoi precisare un po' queste frasi, queste definizioni che sono un po' dense, questa del super tecnico che mi sembra che va a spasso con l'artista cerimoniere. Il super tecnico mi sa che è per lo più un artista cerimoniere. Sì, il super tecnico è sia l'artista ideale secondo l'epoca, no? Cioè è l'artista ideale nel senso che è colui che può benissimo mettere in piedi una performance in ambito fieristico ed essere specializzatissimo in qualsiasi performance iper specializzata, ma non in grado di fondare una scuola o di fondare una bottega, no? Cioè, sì, sono senza bottega questi. È colui che può benissimo saper benissimo usare una o manipolare una molecola, ma non sa come funziona un triciclo, oppure non sa far funzionare una ruota, hai capito? Cioè, questo è l'ipertecnico alla base. Non solo, cioè, l'ipertecnico è anche l'idea dell'eroe. C'è l'idea dell'eroe dentro il cerimoniere che dicevi, c'è l'idea dell'artista eroe, quello che quindi si deve sacrificare, no? La produzione sì. Artistica, anche se non è, anche se fa parte del bordo, che non è funzionale, non entra nel funzionamento l'arte, pur non entrando nel funzionamento, comunque sia chi opera in ambito artistico deve comunque rappresentare, come dire, l'aspetto eroico, cioè deve essere comunque chi con la sua performance eroica si sacrifica o nel bene o nel male, insomma, no? Quindi deve sacrificare o la sua, insomma, poi si può scegliere che cosa sacrificare o meno, no? Però l'idea è sì, quella. Ci sono testimonianze in questo senso che non vengono lette anche di super performer, di supereroi artisti, no? Che decidono di andare in pensione e che hanno la sensazione di non aver mai cominciato. Esatto. Ci sono questi aspetti, sì. Una questione è singolare nel titolo, no? Che insomma tra questi tre termini Dio, no? Ci sono molti modi per parlare di Dio nell'arte. Sì, per esempio appunto Hans Betting, che cerca di fare una lettura che dovrei dire cristiano ortodossa dell'immagine quasi. Qua lo introduci rispetto a questa lettura interessantissima che fai su Sant'Agostino e la questione della visione che non è il vedere come funzione umana, e quindi se puoi accennare a questa singolarità che c'è nel titolo stesso, la materia, Dio e l'arte, com'è che interviene in questo tuo lavoro Dio? La scrittura, Dio opera la scrittura, no? Teoricamente Dio opera la scrittura. Dio, dunque, tornando un po' anche all'accenno di prima, la questione della scrittura è sia la questione del libro, sia del testo, sia della tradizione. Cioè, se noi abbiamo un esempio proprio grandioso, lampante, che adesso io sto cercando di affrontare perché ho cominciato a esplorare con un altro testo che è dedicato al 400, no? È dedicato, sì, al 400, che ritengo sia il periodo aureo dell'arte. Dopodiché avviene già con il 500, un lento declino, no? Da questo periodo aureo.
Allora, in questa carrellata che poi ho esplorato successivamente e che segue un po' anche a questo testo che ho cercato in pratica di svolgere successivamente alcuni elementi che ho messo nel libro che stiamo dicendo ora, riguarda proprio un'esplorazione che va sia, insomma, a partire da una domanda: perché? Perché o come? Come è avvenuto che, perché proprio nel 400 e non solo nel 400, anche nel 300, nel 400 e un po' e parzialmente nel 500 abbiamo la perfezione, tra virgolette, nell'arte? Perché c'è una questione cattolica alla base, c'è una questione cattolica che è stata elaborata attraverso scritture, no? Di vario tipo, che hanno man mano portato a qualche cosa che è assolutamente straordinario. Questa questione del cattolica non è la religione, non è nel senso della religione? No, non nel senso della religione, è proprio il testo, chiaro, no? Sì. Testo, la scrittura. Il testo. Non c'è, lo sto dicendo questa cosa in totale assenza di credenza, di praticantato, no? Sì. Però io da lettore d'arte, perché questa cosa parte soprattutto da una costante e infinita lettura di opere di quell'epoca, mi sono trovato a non poter che constatare questa cosa importantissima, no? che è avvenuta e che a partire da questioni teologiche, da questioni di scrittura, a partire da Dio, a partire da Cristo, no? E quindi è un po' questo il testo che bisogna esplorare attraverso i padri della Chiesa, il testo biblico, le testimonianze anche di scrittura, di immagini che ci sono state, no? La questione del cerimoniere, per esempio, che hai detto prima, il cerimoniere sì. Esisteva in quell'epoca, ma non è quello che intendiamo adesso, no? Quello che intendiamo adesso in modo nella profezia, all'interno della profezia negativa, è, per dire, la rock star, ecco, no? Quello è il cerimoniere, esatto, dell'epoca. Sì. Nel 400 il cerimoniere era quello che organizzava la pièce teatrale relativa agli episodi biblici, no? Si chiamava cerimoniere, per dire, ed era quello che organizzava. Era un po' l'angelo, ecco, c'era un angelo nell'ambito teatrale che gestiva la pièce, no? Non andava da solo la pièce, c'era un cerimoniere che la faceva, un burattinaio, diciamo così, tra virgolette. Sì, gestivano anche i pranzi e le cucine nelle grandi occasioni, è vero? Ecco, vedi. E quindi, quando noi andiamo a vedere un'opera di Piero della Francesca, per esempio, capiamo che c'era una lezione matematica, perché lui era interessato alla matematica, capiamo che c'era una lezione teologica, perché tutte le scritture ed immagini del 400 erano a partire da sermoni, o erano a partire da sermoni, o erano a partire dai codici miniati, quindi da libri, no? Quindi c'era una tradizione orale, da una parte, e una tradizione testuale dall'altra. In base a queste scritture avveniva poi una terza scrittura, che era quella di Piero, piuttosto che di altri, no? Quindi ci sono scritture queste, importantissime, sono testi, hai capito? E questa è la questione, sì, che bisogna riaffermare e riportare, insomma. Cioè, il messaggio deve essere proprio forte in questo senso, perché altrimenti, appunto, ci troviamo nel naturalismo, no? Adesso, che sia, è discutibile se uno dice: ah, ma io non credo, non è quella la questione è proprio il testo. Sì. Una questione ancora, nella postilla scrivi: essenziali per acquisire i criteri di lettura gli scritti di Armando Verdiglione. In particolare si tratta qui di alcuni testi degli anni 70. Ora, io stesso ho questi criteri di lettura
in gran parte li ho acquisiti in questa modalità, no, della formazione e della lettura dei testi di Armando Verdiglione, e voilà, ti pregherei di dirne qualcosa in questa occasione. I testi del professore? Sì. Dunque, l'elaborazione che io ho cercato di svolgere e diciamo parzialmente cerco ancora di portare avanti è chiaramente la lettura di un'impostazione teorica e di scrittura che si avvale del suo insegnamento. Si avvale, io se dovessi, non so, non dico oggi, né domani né dopodomani, scrivere un testo diciamo così, tra virgolette, scientifico intorno alla scienza della parola, alla psicanalisi, no? Alla cifrematica, sì. Sono assolutamente sicuro che devo leggere quantomeno Freud, poi devo leggere Lacan e poi devo leggere Verdiglione, non necessariamente in questo ordine, no? In nessun sì, ordine, sì. Non è ordinale la cosa, però è cardinale la questione. Dunque, nel caso di questo libro, che si sia trattato di testo, la sembianza è perché diciamo non c'era una ragione proprio specifica in quel caso, però ho trovato essenziale intanto l'elaborazione intorno alla sembianza, perché fu la prima e quella da lui ritenuta anche una delle più importanti a lui stesso. Sì, sulla dimensione dell'immagine, sì. Sulla sembianza, sì, tutto il testo La sembianza è dedicato naturalmente non solo alla sembianza, è già una base, insomma, da cui penso poi sono sorte anche altre elaborazioni, ecco. Il testo di Verdiglione è ancora essenziale intanto per la lettura di quello che è avvenuto rispetto ai contributi principali del pensiero, no, europeo, cioè sì. A partire dal testo di Verdiglione noi possiamo trovare una nostra lettura e un'altra lettura del testo occidentale, no? È un tipo di scrittura, quella del professore, che ci permette di poter leggere il libro dei libri, cioè ci sono libri che sono interessantissimi perché possono essere letti, si possono leggere. Qual è un tipo di libro che è perché c'è un tipo di libro che è interessante leggere? Perché è quel libro che è assolutamente essenziale e può essere o può essere letto sia da chi è legato a quel settore da cui parte quel libro, sia no, cioè è quel libro che è interessante che sia letto da me anche se non sono uno chef, io non sono uno chef, sì. Eppure questo libro di cucina è interessantissimo e mi serve anche se io sono un idraulico, sono un pittore, un artista, sono... Si sente male adesso, perdon? Sì. No. È partito il volume, non sento più la voce. C'è. Senti? No, non ti sento, c'è la voce frammentata. Sì, poi dovrà fare dei tagli adesso mi senti? Adesso sì e poi farà un taglio qua, prosegui, ok? Perché poi va in diretta. Dove eri rimasto? Cioè, cerco di fare un resumé. Allora, sì. La lettura del testo del professore di Armando Verdiglione è una di quelle letture che ti permette di fare una lettura del testo occidentale, perché come altri libri che mi è capitato di leggere, nel caso suo, si tratta di quel libro che, anche se non sei in ambito settoriale, può risultare per te, lettore, di estremo interesse. Cioè c'è un tipo di libro, un tipo di lettura che travalica la settorialità.
travalica l'interesse specifico, eppure è può essere utilissimo, può essere uno strumento utilissimo, perché come mi è capitato anche per libri che vanno nell'ambito, in altri ambiti, artistico, teologico, filosofico, ci sono certi tipi di scrittori filosofici, certe tipologie di scrittori di settoriali che intendono la scrittura intellettuale, intendono l'intellettualità, per cui risultano di estremo interesse per te al di là del settore in cui operi. Ecco, questa è la questione. Naturalmente Virgilio, il testo di Virgilione va oltre questo, perché ci sono anche moltissimi altri aspetti, no? Sì, no, noi ne parliamo rispetto a questo di oggi. Sì, noi siamo in conclusione e vorrei leggere un brano che sembra proprio fatto apposta rispetto a quello che hai appena detto, ovvero che la questione di cui abbiamo parlato, di cui stiamo parlando e di cui proseguiamo a parlare, la questione dell'arte, non è una questione che riguardi esclusivamente chi ha un interesse per l'arte e chi si ritiene artista o critico o a varie ragioni abbia a che fare con questo. A un livello molto più importante e alto è quel brano. Non c'è filosofo, linguista, matematico che prescinda da una esplorazione del discorso sull'arte, raramente arrivando alla testimonianza, cioè raramente arrivando a un'arte della scrittura e della lettura. È molto bello e mi pare proprio che vada in questo senso, cioè che il filosofo, cioè coloro che sono tecnici appunto nel loro settore, il filosofo, il teologo, il fisico, il musicista, non hanno solo da confrontarsi con il loro specifico, sì, con la loro arte, ma hanno da leggere altri testi. Ecco, io penso, certo, che questo libro, che è denso, molto importante per me, come provocazione io lo propongo a coloro che hanno letture specifiche, come per l'appunto, che ne so, i filosofi logici, i teologi, a maggior ragione visto che c'è anche Dio nel titolo, c'erano evidentemente molte altre questioni e ci diamo appuntamento per qualche altra conversazione, Alessandro. Che, certo, che cosa dici? Se c'è l'occasione, attorno a questioni specifiche nelle letture e nell'esperienza. Io, certo, ti, certo, ringrazio e a te la voce se c'hai qualcosa ancora da accennare in questa. Ma guarda, ci sarebbero tantissime cose da dire, solo che è un po' il tempo poi vola. Comunque possiamo intanto dire che di riuscire non so, per esempio, mi interesserebbe proseguire anche a partire da un testo che possiamo vedere insieme, di proseguire il ragionamento. Sì. Sempre con questi stessi temi, io posso inviarti un prossimo testo e poi lo pubblichiamo, non ha importanza, però a partire da quello possiamo fare un dibattito, una conversazione che penso possa essere davvero interessante. D'accordo, sì, io ho letto recentemente questo libro di Jacques Rancière, ma non ho tratto così tanti argomenti per interloquire con te, ma ho altri libri. Apparentemente è importante, ma resta sulla superficie dell'immagine. Bene, grazie ancora, Alessandro Taglioni.